heute Abend stasera haben wir ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema. Abbiamo un tema molto, molto importante di cui parlare. Unser Gesamtthema ist immer noch il tema principale è sempre il titolo das geistliche Wohlergehen. Il benessere spirituale. Wir haben im ersten Abend gesehen, noi nel primo giorno abbiamo visto, dass unser geistliches Wohlergehen von äußeren Krisen beeinträchtigt wird. Che il nostro benessere spirituale viene attaccato dalla crisi che c'è nel mondo. Am zweiten Abend haben wir gesprochen darüber, was der Grund dafür ist, nämlich der große Kampf zwischen Gut und Böse. Il secondo giorno abbiamo parlato del motivo perché c'è questo, cioè il gran conflitto tra il bene e il male. Am dritten Abend haben wir gesehen, wie wir inneren Frieden bekommen können durch das Kreuz von Jesus. Il terzo giorno abbiamo parlato di come noi possiamo ricevere questa pace interiore grazie alla croce di Gesù. Durch das er uns geistliches Wohlergehen umsonst anbietet. Attraverso la quale noi possiamo ricevere questo benessere spirituale gratuitamente. Wenn wir ihn als unseren persönlichen Heiland annehmen. Se noi lo invitiamo come personale salvatore dentro di noi. Am vierten Abend. La quarta serata. Haben wir davon gesprochen? Abbiamo parlato wie wir dieses geistliche Wohlbefinden dauerhaft haben können. Di come possiamo avere questo benessere spirituale continuamente. Indem wir den Weg des Heiligtums gehen. Grazie al percorso della via del santuario. Und indem das Gesetz Gottes uns beschützt. E del fatto che la legge di Dio ci protegge. Gestern Abend. Ieri. Haben wir gesehen, wie wir sozusagen den Himmel auf Erden schon heute erleben können. Abbiamo visto quasi come noi possiamo già vivere sulla terra il cielo. Durch einen besonderen Tag. Grazie ad un giorno particolare. Und wie heißt dieser Tag nochmal auf Hebräisch? Come si chiama questo giorno ancora una volta? Ve lo ricordate in ebraico? Shabbat. Shabbat. Und heute haben wir Sabbat gefeiert. E oggi abbiamo festeggiato il sabato. Für manche war es das erste Mal. E per qualcuno è stata la prima volta. Und ich bin mir sicher, wir alle sind gesegnet worden. Io sono sicura che tutti quanti siamo stati benedetti da questo. Jetzt für die letzten vier Vorträge. Oggi, adesso, per il resto delle quattro conferenze, werden wir unsere Augen auf die Zukunft richten. Noi dirigeremo i nostri occhi verso il futuro. Denn wir wollen ja wissen, perché noi vogliamo capire, können wir das Wohlergehen auch in der Zukunft weiter aufrechterhalten. Possiamo anche ottenere questo benessere spirituale in futuro? Wir werden heute Abend stasera über das Ende unseres Lebens reden. Parleremo della fine della nostra vita. Morgen Abend domani reden wir über das Ende der Welt. Parleremo della fine del mondo. Und den Abend danach e la sera dopo questa reden wir über das Ende des großen Kampfes. Parleremo della fine del gran conflitto. Und an dem letzten Abend e l'ultima serata reden wir über geistliches Wohlbefinden parleremo del benessere spirituale ohne Ende. Senza fine. Das sind die vier Schritte der Zukunft. E questi sono i quattro passaggi che faremo nel futuro. Und bevor wir unser heutiges Thema beginnen wollen e prima di iniziare il tema di oggi der Tod und was dann la morte e poi möchte ich gerne ein kurzes Gebet sprechen. Io vorrei pregare con voi brevemente. Lieber Vater im Himmel, caro Padre del Cielo, wir möchten dir danken, noi ti vogliamo ringraziare, dass du unser Gott bist. Perché tu sei il nostro Dio. Und dass du uns nicht im Dunkeln lässt, e perché tu non ci lasci nel buio, was mit uns passiert, wenn wir sterben. In maniera tale che noi possiamo capire che cosa succede quando moriamo. Und heute Abend wollen wir keine Menschenweisheit predigen. E noi non vogliamo stasera predicare qualcosa che viene dalla scienza umana. Wir wollen direkt aus dem Wort Gottes lernen, was passiert. Noi vogliamo imparare soltanto dalla parola di Dio che cosa succede. Und wir wissen, dass wir dadurch besonders gestärkt und ermutigt werden. E noi sappiamo che grazie a questo saremo particolarmente rinforzati e incoraggiati. Und vor allem auch getröstet. E soprattutto saremo consolati. Sei du jetzt bei uns und halte alle störende fern. Adesso per favore rimani con noi e fa che tutti i disturbi possano rimanere al di fuori di questa sala. Im Namen Jesu. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Nun. Ora. Der Tod. La morte. Ich denke, jeder von uns. Io penso che ognuno di noi. Hat früher oder später. Prima o poi. Eine Konfrontation gehabt. Si è confrontato mit dem Thema des Todes. Con il tema la morte. Vielleicht sind unsere Eltern gestorben oder Großeltern. Forse sono morti i nostri genitori, i nostri nonni. Vielleicht sind Verwandte gestorben. Forse sono morti i nostri parenti. Vielleicht sind sogar gute Freunde gestorben. Forse perfino alcuni amici davvero cari. Vielleicht sogar. Forse sind unsere Kinder gestorben. Anche i nostri figli sono morti. Vielleicht waren wir selbst kurz davor
zu sterben. Forse noi stessi siamo stati quasi alla, a un passo dalla morte. Und gerade dann, wenn man mit dem Thema Tod konfrontiert wird in seinem eigenen Leben oder im eigenen Umfeld. E proprio quando uno si confronta con questo tema nella propria vita personale. Spätestens dann stellt man sich die Frage, ja, was passiert denn eigentlich? Almeno in questo momento uno si chiede, ma dopo della morte cosa succede? Wenn man am Sarg steht. Quando uno am sta am Sarg. Davanti alla fine. Nun. Ora. Was passiert? Che cosa succede? Was passiert wirklich, wenn wir sterben? Cosa succede in realtà quando moriamo? Viele Menschen haben unterschiedliche Meinungen. Molte persone hanno diverse opinioni sull'argomento. Da gibt es Menschen. Ci sono persone. Die glauben einfach, gar nichts passiert. Che credono, ok, non succede proprio niente. Wir gehen in die Erde. Noi ci mettono sotto terra. Die Würmer zerfressen uns. E i vermi ci mangiano. Und bis in alle Ewigkeit ändert sich daran nichts mehr. E fino alla fine, per l'eternità, nessuno si ricorderà mai più di noi. Dann gibt es da Menschen. Poi ci sono quelle altre persone. Die sagen, wir werden wiedergeboren. Che noi dicono, noi nasceremo di nuovo. Zum Beispiel. Per esempio. Als ein Hund. Come un cane. Oder als ein Vogel. Oppure come un uccello. Wenn wir Glück haben, als eine Kuh. E se noi siamo fortunati, rinasceremo come una mucca. Wenn wir Pech haben, als eine Frau. E se invece noi abbiamo sfortuna, nasceremo come donna. In dem Glauben ist das das Schlimmste, was passieren kann. E in questa credenza, questa è la cosa più brutta che possa succedere. Es steht nicht in der Bibel, aber so glauben sie. Non c'è scritto nella Bibbia, ma ci sono persone che pensano questo. Andere Menschen glauben. Altre persone credono. Wenn man stirbt. Che quando uno muore. Dann geht man ein in dieses Nirvana, das Nichts. Allora si entra nel niente. Andere Menschen glauben. Altre persone. Wenn man stirbt, kommt man ins Paradies. Pensano che quando uno muore vai nel paradiso. Und da warten 72 Jungfrauen auf einen. A lui aspettano wie viele? 72 Jungfrauen. 27 giovani vergini. Und manche können das kaum erwarten. E molti non vedono l'ora. Und sie sprengen sich sogar selbst in die Luft. E quasi quasi si lasciano esplodere in aria. Andere Menschen glauben. Altre persone credono. Man kommt an einen Ort, den man Hölle nennt. Che si arriva in un posto che viene chiamato inferno. Oder in den Himmel. Oppure nel cielo. Andere Menschen glauben, wir kommen erstmal in ein Fegefeuer. Altre persone pensano che noi arriviamo per la prima volta nel purgatorio. Ja. Manche Menschen glauben. Altre persone credono. Wir kommen alle in den Himmel. Che noi arriviamo tutti in cielo. Aber da gibt es drei Ebenen im Himmel. Però ci sono tre livelli nel cielo. Und die treuen Glieder ihrer Kirche. E i più fedeli della Chiesa kommen in die erste Ebene. Arrivano fino al primo livello. Die nicht ganz so treuen Glieder der Kirche kommen in die zweite Ebene. Quelli che non sono stati molto fedeli nella Chiesa si trovano al secondo livello. Und der ganze Rest kommt in die dritte Ebene. E tutto il resto nel terzo livello. Und dann sind die unten die Sklaven von denen oben. E praticamente quelli che sono sotto sono schiavi di quelli che sono sopra. Manche Leute glauben. Alcune persone credono. Wenn man stirbt. Che quando uno muore. Gibt es diesen dunklen Gang. C'è una via scura. Und am Ende dieses Licht. E alla fine c'è una luce. Andere Leute glauben. Altre persone credono. Dass wenn sie sterben. Che quando noi moriamo. Sie sich selbst sehen können. Loro stessi si possono vedere. Wie in so einer Hubschrauberposition. Così come dall'alto, da una visione aerea. Andere Menschen glauben. Altre persone credono. Dass sie, es gab Menschen, die das geglaubt haben. Ci sono delle, state delle persone che hanno creduto questo. Dass wenn sie sich selbst umbringen. Che quando, se loro stessi si uccidono. Sie auf einen Kometen gebeamt werden. Loro vengono proiettati in una cometa. Der gerade an der Erde vorbei che proprio in quel momento sta passando davanti alla Terra. Und viele Menschen haben sich umgebracht deswegen. E molte persone si sono uccisi proprio per questo. Vor etlichen Jahren. Alcuni anni fa. Andere Menschen glauben, altre persone credono, dass wenn man stirbt, che quando uno muore, geht die Seele in die Verwandten über. E la loro anima va nei parenti. Und um das zu erreichen, e per raggiungere questo, muss man die Toten aufessen. Bisogna mangiare i morti. Es gibt also alle möglichen Theorien über die über was passiert nach quindi dem Tod. Ci sono tante teorie le più possibili e immaginabili proprio su che cosa succede dopo la morte. Und manchmal ist man ziemlich verwirrt. E alcune persone molto spesso sono molto confuse. Manchmal geht man auf ein Begräbnis. Molto spesso uno va a un funerale. Und der Pastor oder der Prediger oder der Priester hält die Ansprache. E il pastore o predicatore o il prete fa il sermone. Und er zeigt auf den Sarg. E praticamente mostra sul sarcofago.
Und er sagt, diese Person liegt dort im Sarg und ist alles so schön angerichtet. E dice, questa persona sta lì adesso è sdraiato in questo sarcofago, eccetera, eccetera. Aber zwei Minuten später. Però due minuti dopo. Sagt der gleiche Priester. Dice lo stesso prete. Jetzt ist die Person im Himmel. In questo momento la persona è in cielo. Und wir gucken auf den Sarg. E noi guardiamo nel sarcofago. Und dann gucken wir in den Himmel. Nella bara. E poi guardiamo nel cielo. Und wir fragen uns, wie kann das gehen? E noi ci chiediamo, ma come sia possibile? Aber noch fünf Minuten später. Ma cinque minuti dopo. Sagt der gleiche Redner. Lo stesso predicatore dice. Wir können gar nicht darauf warten. Noi non possiamo proprio aspettare. Wir können es kaum erwarten. Noi non vediamo l'ora. Dass diese Person von den Toten auferstehen wird. Che questa persona resusciterà dai morti. Ja, ist sie jetzt da? Allora dov'è qua? Oder im Himmel? Oppure nel cielo? Oder wenn sie im Himmel ist? Oppure sei in cielo? Warum soll sie von den Toten auferstehen? Allora perché deve risorgere? Das macht doch keinen Sinn. Non ha senso. Also was passiert? Quindi che cosa succede? Nun. Ora. Das Thema Tod. Il tema morte. Ist ja nicht nur eine theoretische Sache. Non è semplicemente una cosa teoretica. Viele Menschen haben keine Hoffnung über den Tod hinaus. Molte persone non hanno alcuna speranza circa Paolo, la morte. Und Paulus sagt uns in 1. Thessalonicher 5. E Paolo ci dice in 4, Prima Thessalonica 4, 13. 4, versetto 13. Er sagt, ich möchte, dass ihr nicht in Unwissenheit seid über die Entschlafenen. Dice, io non voglio che voi siate, non conosciate, non sappiate che cosa succede per coloro che sono morti. Damit ihr nicht ohne Hoffnung seid wie die Menschen der Welt. Affinché voi non siate senza speranza come tutte le persone del mondo. Viele Menschen gehen in den Tod und haben keine Hoffnung. Sie wissen nicht, was passiert. Molte persone muoiono e non hanno alcuna speranza. Non sanno che cosa succede. Also wen sollen wir fragen? Quindi a chi dobbiamo chiedere? Können wir die Theologen fragen? Dobbiamo chiedere i teologi. Wir haben ja schon am ersten Abend gelernt. Noi abbiamo già imparato il primo giorno. Dass che die Experten, gli esperti, die von denen wir immer glauben, dass sie das Beste wissen, che di cui noi pensiamo loro sanno sicuramente tutto, in den Krisen des Lebens oft versagen. Proprio nella crisi della nostra vita non sanno cosa succede. Als Jesus auf der Erde war, quando Gesù era sulla terra, da gab es hochgebildete Theologen. C'erano degli scribi molto molto acculturati, teologi acculturati. Man nannte sie die Pharisäer und die Sadduzäer. Loro erano chiamati farisei e sadducei. Um ein Pharisäer zu werden, e per diventare un fariseo, musste man im Alter von 10 Jahren, già all'età di 10 anni, die ersten fünf Bücher Mose. Bisognava i primi cinque libri di Mosè. Auswendig können. Saperli a memoria. Auf Hebräisch. In ebraico. Wir können vielleicht ein paar Bibelverse. Noi forse possiamo ricordarci alcuni versetti a memoria. Wenn sie 14 Jahre alt waren. Se quando loro avevano 14 anni, a 14 anni. Sollten sie das gesamte Alte Testament auswendig können. Dovevano conoscere a memoria tutto il Vecchio Testamento. Mit 14 Jahren. A 14 anni. Von 1. Mose 1. Da Genesi. Bis Maleachi. Fino a Malachia. All die kleinen Propheten. Tutti i piccoli profeti. Alle Psalmen. Tutti i Salmi. Sogar das ganze dritte Buch Mose. Anche Levitico, tutto Levitico. All die Geschlechtsregister. Tutti i registri che sono stati scritti dalle generazioni. Auswendig. Tutto a memoria. Diese Leute waren hochgebildete, superintellektuelle Schriftgelehrte. Queste persone erano davvero molto molto acculturali, superintellettuali. Aber als Jesus mit einem von diesen Supertheologen spricht, però quando Gesù parlò con uno di questi super teologi, da sagt er, du bist der Lehrer Israels und verstehst das Gesù nicht. Gesù dice a lui, tu sei maestro di Israele e non sai queste cose. Das heißt, selbst die größten Theologen haben bestimmte Dinge überhaupt gar nicht verstanden. Questo vuol dire che anche gli stessi teologi le cose più importanti non le avevano proprio capite. Aber Jesus ging noch weiter. Però Gesù va avanti. Er sagte, habt acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Guardatevi bene dal lievito dei farisei e dei sadducei. Und der nächste Vers sagt. E poi il prossimo versetto dice: Allora capirono che non aveva loro detto di guardarsi dal lievito del pane, ma dall'insegnamento dei farisei e dei sadducei. Jesus warnte vor der Lehre der Theologen. Gesù li mette in guardia dall'insegnamento dei teologi. Es waren die
angesehensten Schriftgelehrten und Priester ihrer Zeit. Loro erano i più famosi conoscitori della Bibbia, teologi del tempo. Alle Menschen haben geglaubt, sie sagen die Wahrheit. Tutte le persone hanno creduto, loro dicono la verità. Aber Jesus sagt, però Gesù dice, hütet euch vor ihrer Lehre. State attenti e non ascoltate il loro insegnamento. Denn perché äußerlich così, perché loro di fuori sehen sie sehr gerecht aus. Sembrano molto giusti. Aber innen drinne però dentro di loro sind es Heuchler, sono ipocriti, die das Gesetz übertreten. E violano la legge. Denn wir wissen ja, Sünde ist Übertretung des Gesetzes. Perché noi sappiamo che il peccato è iniquità, quindi violazione della legge. Es sind Leute, die das Gesetz ändern und umschreiben. Ci sono delle persone che cambiano la legge, la trasformano. Einer dieser Pharisäer, uno di questi farisei, war Saulus. Era Saulo. Bevor er sich bekehrt hat zu prima Jesus. Che lui si convertisse a Gesù, und er sagt uns, e ci disse, dass das Wichtigste für einen Pharisäer waren, che la cosa più importante per un fariseo era, die Traditioni. Le tradizioni. Nicht das Wort Gottes. Non la parola di Dio. Sondern die Traditionen all der Väter. Ma le tradizioni di tutti i padri. Und ich frage mich, e io mi chiedo, könnte es sein, potrebbe essere, dass heute auch ganz viele Theologen in den Kirchen, che anche oggi molti teologi nelle chiese, viel wissen von den Traditionen der Kirchen, che conoscono molto per quanto riguarda le tradizioni delle chiese, aber nicht mehr verstehen, was die Bibel sagt. Però non sanno e non capiscono più che cosa dice davvero la Bibbia. Zur Zeit von Jesus waren diese Pharisäer und Sadduzäer, al tempo di Gesù questi farisei e sadducei, sie waren bereit, Jesus zu töten. Sono stati pronti a far a uccidere Gesù. Weil sie sich lieber mit den Römern verbunden haben. Perché loro si sono mescolati e collegati ai Romani. Sie konnten die Wahrheit nicht vertragen. Loro non potevano sopportare la verità. Und am Ende haben sie gesagt, e alla fine loro hanno detto, wir haben keinen anderen König außer den Kaiser. Noi non abbiamo altro re che Cesare. Da waren Menschen, die kannten das Alte Testament auswendig. C'erano delle persone che conoscevano l'Antico Testamento a memoria. Aber als der vor ihnen stand, der das Alte Testament inspiriert hat. Però proprio quando era presente colui che ha ispirato l'Antico Testamento, und der in jedem einzelnen Abschnitt des Alten Testaments die Hauptperson ist, di cui lui è la prima persona di ogni capitolo dell'Antico Testamento, lui è il centro, Gesù. Haben sie ihn nicht erkannt. Non hanno riconosciuto proprio lui, Gesù. Man konnte sich auf ihre Lehre nicht verlassen. Non ci si poteva fidare del loro insegnamento. Jesus mochte die Pharisäer. A Gesù piacevano i farisei. Er liebte die Pharisäer. Lui amava i farisei. Und natürlich auch die Sadduzäer. E naturalmente anche i Sadducei. Denn er liebte alle Menschen. Perché Gesù ama tutti gli uomini. Aber er warnte vor ihrer Lehre. Però lui li mette in guardia, mentre gli altri in guardia dal loro insegnamento. Übrigens. Inoltre. Die Bibel macht deutlich, la Bibbia dice chiaramente, dass die Sadduzäer eine falsche Lehre über den Tod hatten. Che proprio i Sadducei avevano un insegnamento sbagliato per quanto riguarda la morte. Neben vielen anderen Dingen. Neben vielen anderen Dingen. Oltre ad altre cose che non avevano capito molto bene. Stellen wir uns vor, wir sind Jesus. Okay, immaginiamoci di essere Gesù. Und wir kommen in ein Volk. E noi arriviamo in un popolo. Das kontrolliert es von dieser Schicht von Priestern und Schriftgelehrten. Che viene controllato da questa casta di Sadducei, di persone teologhe, di esperte. Und diese Theologen vertreten eine falsche Lehre in Bezug auf den Tod. E questi teologi stanno diffondendo un insegnamento sbagliato per quanto riguarda la morte. Ich habe zwei Möglichkeiten als Jesus. Io ho due possibilità. Entweder ich sag nichts. Entweder ich sag nichts. Una è io non dico proprio niente. Oder ich sag etwas. Oppure io dico qualcosa. Was würden Sie bevorzugen? Che cosa avresti fatto tu al posto di Gesù? Dass Ihnen jemand die Wahrheit sagt? Dire la verità a qualcuno? Obwohl Sie das vielleicht überraschen wird? Nonostante forse questo avrebbe sorpreso gli altri. Oder würden Sie sich wünschen, dass man Sie in dem Irrtum lässt? Oppure avreste meglio desiderato lasciarli nella confusione, nella menzogna? Weil alle das glauben. Perché tutti quanti credono la stessa cosa. Was würden Sie sich wünschen? Che cosa avrebbero voi, che cosa avreste fatto voi? Das ist die Frage. Questa è la domanda. Jesus hat sich entschieden, Gesù ha deciso, vor der Lehre der Pharisäer zu warnen, di mettere in guardia dall'insegnamento dei Sadducei.
Paulus sagt, Paolo dice, dass räuberische Wölfe in die christliche Herde hineinkommen werden. Che introdurranno fra di voi lupi rapaci. Männer, die sogar aus der eigenen Mitte der Christen kommen. E praticamente proprio gli uomini che vengono dalla cristianesimo. Die verkehrte Dinge reden werden. Loro parleranno, insegneranno cose perverse. Und Jesus sagt, hütet euch vor diesen falschen Propheten. E Gesù dice, guardatevi dai falsi profeti. Jesus sagt uns. Gesù ci dice. Fürchte dich nicht. Non temere. Mach dich nicht abhängig von dem, was andere sagen. Non ti devi rendere dipendente da quello che dicono gli altri. Sondern komm zu dem. Ma semplicemente va a quelli. Der weiß. A colui che sa. Was nach dem Tod passiert. Che cosa succede davvero dopo la morte. Jesus sagt, fürchte dich nicht. Gesù dice, non temere. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Und er sagt, ich war tot. E dice lui, io ero morto. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ma ecco, io vivo per secoli, nei secoli dei secoli. Jesus sagt, ich weiß, wie es ist. Gesù dice, io so che cosa è. Ich war tot. Io ero morto. Und ich bin lebendig. E io adesso sono vivo. Wenn du also wissen willst, wie es ist. Quindi, se tu vuoi sapere davvero che cosa succede dopo la morte. Frag mich. Chiedimi. Ich habe das erlebt. Io l'ho sperimentato. Und du kannst direkt zu mir beten. E tu puoi pregarmi direttamente. Du kannst direkt mein Wort lesen. Tu puoi leggere direttamente la mia parola. Frag mich. Chiedimi. Ich habe den Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Io tengo le chiavi della morte e dell'Ades. Das Geheimnis. Il segreto. Was passiert nach dem Tod? Che cosa succede dopo la morte? Das ist der Schlüssel in der Hand von Jesus. È praticamente la chiave che Gesù ha in mano. Jesus möchte heute uns aufschließen, was passiert nach dem Tod. Gesù oggi ci vuole rivelare che cosa succede dopo la morte. Jetzt, wie hat Jesus die Bibel verstanden? Ora, Gesù come ha fatto a capire la Bibbia? Es heißt in Lukas 24:27. In Luca 24:27 e cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Wir haben schon gelernt, wenn man die Bibel studiert. Abbiamo già imparato che quando uno vuole studiare la Bibbia. Dann ist das ja wie Essen. È praticamente la stessa cosa che mangiare. Denn das Essen oder das Wort Gottes ist wie ein geistliches Brot. Perché la parola di Dio è praticamente il cibo spirituale. Und in diesem Vers. E proprio in questo versetto. Ist das Prinzip, wie man die Bibel auslegt. C'è il principio come poter leggere e studiare la Bibbia. Man nennt es das Cibo-Prinzip. Questo si chiama il principio del cibo, il principio cibo. Denn wir wollen es ja essen, das Wort. Perché noi vogliamo mangiare la parola. Das C. La C. Steht für Christo. Sta per Cristo. Das heißt, alles, was wir in der Bibel lesen, muss ich auf Jesus beziehen. Che vuol dire tutto quello che io leggo da Gesù lo devo mettere in rapporto leggo nella Bibbia lo devo mettere in rapporto con Gesù. Wenn wir also das Thema des Todes verstehen wollen, quindi se per esempio vogliamo capire il tema della morte, müssen wir Jesus studieren, wie den über den Tod gesagt hat. Dobbiamo studiare Gesù e quello che lui ha detto e ha fatto per quanto riguarda la morte. Aber so wie Jesus müssen wir auch am Anfang anfangen. Ma come ha detto Gesù, dobbiamo anche iniziare dall'inizio. Wir müssen also anfangen, wo beginnt die Bibel über das Thema Tod? Quindi dobbiamo iniziare a studiare dove la Bibbia inizia a parlare, in quale la prima parte in cui inizia a parlare della morte, per esempio. Und so wie Jesus, e come Gesù, müssen wir durch alle Schriften gehen. Dobbiamo leggere tutta la Bibbia. Uns anschauen, was sagt die Bibel an den verschiedenen Stellen über den Tod. E vedere, ma che cosa dice la Bibbia in tutti i punti dove si parla della morte. Und am Ende? E alla fine? Können wir das auf uns selbst anwenden? Lo dobbiamo mettere in pratica per quanto riguarda noi, indirizzare a noi stessi. Was bedeutet das für mich? Che cosa significa questo per me? Das ist genauso wie Jesus die Bibel studiert hat. Ed esattamente questa la maniera con cui Gesù ha studiato la Bibbia. Und damit werden wir verstehen, was passiert nach dem Tod. E grazie a questo metodo noi impareremo che cosa succede dopo la morte. Sind wir bereit dafür? Okay, siamo pronti per questo? Die Bibel zu studieren? Per studiare la Bibbia? Gut. Bene. Fangen wir am Anfang an. Okay, allora iniziamo proprio dall'inizio. Der erste Vers, der davon spricht. Il primo versetto che parla di questo. Heißt. Dice Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle radici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Wir haben schon darüber gesprochen. Noi abbiamo già parlato del fatto che. Als Gott die Welt gemacht hat. Quando Dio ha fatto il mondo. Hat den Menschen auch gemacht. Lui ha fatto anche l'uomo. Indem den Menschen geformt hat aus dem Staub der Erde. E lui ha formato l'uomo dalla polvere. Und als dann. E poi. Damit fertig war. Appena
appena aveva finito, hat er den Atem des Lebens in die Nase hineingeblasen. Ha soffiato l'alito della vita nel naso. Die Bibel sagt, la Bibbia dice, dadurch attraverso questo, wurde der Mensch l'uomo eine lebende Seele. Divenne un'anima vivente. Die erste schockierende Nachricht heute Abend. La prima notizia scioccante stasera. Der Mensch hat keine Seele. L'uomo non ha un'anima. Aber die gute Nachricht ist, però la buona notizia è, der Mensch ist eine Seele. Che l'uomo è un'anima. Können wir das sehen? Lo potete vedere. Es gibt einen Unterschied. C'è una differenza. Ob ich sage, se io dico, ich habe einen Jungen. Io ho un figlio. Oder ich bin ein Junge. Oppure io sono un giovane. Und die Bibel sagt, e la Bibbia dice, der Körper, il corpo, mit dem Geist Gottes, con lo spirito di Dio, zusammen, insieme, wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ha formato l'uomo, quindi un'anima vivente. Lassen wir uns das weiter studieren. Okay, studiamolo ancora. Was bedeutet das? Che cosa significa questo? Die Bibel sagt in Hiob 33, la Bibbia dice in Giobbe 33:4, lo spirito di Dio mi ha creato e il soffio dell'Onnipotente mi dà la vita. Das heißt, questo vuol dire, der Geist Gottes ist das, was mich am Leben erhält. Che lo spirito di Dio è colui che mi mantiene in vita. Wir leben nur deswegen, weil Gott in uns den Atem gegeben hat. Noi viviamo soltanto perché Dio ci ha dato il soffio. Lo spirito. Nun, wenn der Ora, Geist weg ist, nel momento in cui lo spirito va via, sind wir tot. Noi siamo morti. Das heißt, der Körper ohne Geist ist tot. Il corpo senza lo spirito è morto. Wenn wir das also mathematisch ausdrücken, quindi se noi lo vogliamo esprimere matematicamente, Körper, corpo, plus, più, Geist, spirito, ist gleich, uguale, Seele, anima, Körper, corpo, plus, più, Geist, spirito, ist gleich, uguale, Seele, anima. Wenn ich den Körper wegnehme, se io tolgo il corpo, ist auch die Seele weg. Anche l'anima. Oder wenn ich den Geist wegnehme, oppure se tolgo lo spirito, ist auch die Seele weg. Scompare anche l'anima. Denn die Seele, perché l'anima, ist der Körper, è il corpo, plus, più, den Geist. Lo spirito. Nun, der nächste Vers. Ora, il prossimo versetto. Was ist eigentlich der Geist Gottes? Praticamente, ma che cos'è lo spirito di Dio? Was ist dieser Odem? Che cos'è questo soffio, il fiato? Finché avrò fiato e il soffio di Dio sarà nelle mie narici. Nehmen wir mal zwei Finger. Okay, prendiamo due dita. Halten wir uns vor die Nase. E lo mettiamo prima davanti al naso. Wir können das alle gemeinsam machen. Davanti al naso. Und jetzt schnauben wir aus. Adesso noi dobbiamo soffiare. Das ist der Atem. Questo è il respiro, lo sentite? Das ist der Geist Gottes. Questo è lo spirito di Dio. Das ist das, was Gott in den Menschen eingelegt hat. Questo è quello che Dio ha messo dentro nelle radici dell'uomo. Wenn wir also von dem Geist reden, quindi quando noi parliamo dello spirito, meinen wir nicht eine Art Seele, die selbst denken kann? Non è che dobbiamo pensare ad un'anima che può pensare da sola. Sondern wir meinen das, was in unserer Nase ist. Ma noi stiamo indicando il soffio, il respiro, quello che c'è nel naso. Also noch einmal. Quindi ancora una volta. Mein Körper, il mio corpo, plus, più, mein Atem, il mio respiro, zusammen, tutto insieme, sind wir eine Seele. Fa un'anima. Das ist das, was die Bibel sagt. E questo è quello che dice la Bibbia. Im nächsten Vers, il prossimo versetto, steht ganz deutlich, è molto chiaro, dice, wenn du den Odem wegnimmst, tu ritiri il loro fiato, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. E muoiono, ritornano nella polvere. Und wenn der Odem wieder kommt, e quando torna di nuovo lo spirito, tu mandi il tuo spirito, dann wird der Mensch erschaffen. E sono creati. Die Bibel sagt, la Bibbia dice, in Prediger 12, Vers 7, in Ecclesiaste 12, 7, prima che la polvere torni alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. Also, der erste Punkt, den wir lernen können. Quindi il primo punto che noi oggi dobbiamo imparare, wenn der Mensch stirbt, quando l'uomo muore, geht der Körper wieder zu Staub zurück? Il corpo ritorna ad essere polvere. Und der Geist? E lo spirito? Geht wieder zu Gott. Va di nuovo a Dio. Der Atem geht wieder zurück. Lo spirito torna a Dio. Wo ist die Seele? Dov'è l'anima? Es gibt keine Seele. Non c'è più l'anima. Weil die beiden getrennt sind. Perché tutti e due sono adesso separati. Wenn Körper und Atem zusammenkommen? Quando il corpo e il soffio, lo spirito ritornano insieme, haben wir eine Seele. Allora abbiamo un'anima. Wenn sie sich trennen, quando si staccano, dann allora gibt es keine Seele. Non c'è più alcun'anima. Nun, ora schauen wir weiter. Andiamo a vedere avanti. Wie das praktisch aussieht.
Che cosa vuol dire praticamente? Als Stephanus gesteinigt wurde, Stefano è stato lapidato, da hat er gesagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Ha detto, Signore Gesù, accogli il mio spirito. Und dann heißt es, e poi c'è scritto, nachdem er ein letztes gesagt hatte, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an, dopo che ha detto, Signore, non imputare loro questo peccato, nachdem er dies gesagt hatte, dopo che ha detto questo, entschlief er. Lui si addormentò. Er hat geschlafen? Lui addormito, si addormentato. Als er starb, quando lui morì, sagt die Bibel, dass er entschlaf. La Bibbia ha detto che lui si è addormentato. Und das ist nicht das einzige Mal, dass das in der Bibel steht. E questa non è l'unica volta in cui la Bibbia parla di questa cosa. In Psalm 13, Vers 4, Psalm 13, versetto 4, spricht David, Davide dice, von dem Todesschlaf. E parla del sonno della morte. Jesus hat das ganz deutlich gemacht. Anche Gesù l'ha detto molto chiaramente. Wir wissen, Jesus hat den Schlüssel, noi sappiamo oder? Che Gesù ha le chiavi, giusto? Er weiß, was passiert. Lui sa che cosa succede dopo la morte. Jesus hatte einen guten Freund. Gesù aveva un amico molto, un buon amico. Der hieß Lazarus. Si chiamava Lazzaro. Und als Lazarus krank war, e quando Lazzaro era malato, da kamen Freunde zu ihm. Allora sono arrivati le persone sono andate da Gesù. Und sagten, komm und rette ihn. Vieni per favore, vieni a salvarlo. Aber Jesus kam nicht. Ma Gesù non andò. Und Lazarus starb. E Lazzaro morì. Aber schauen wir, was Jesus sagt über Lazarus. Però vediamo che cosa dice Gesù di Lazzaro. Er sagt, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. E dice, il nostro amico Lazzaro si è addormentato. Aber ich gehe hin. Ma io vado. Um ihn aufzuwecken. A svegliarlo. Die Jünger haben sich ein bisschen am Kopf gekratzt. I discepoli si sono un attimo grattati la testa. Moment einmal. Hanno detto scusate un attimo. Wenn er schläft. Se lui dorme. Dann brauchen wir nicht hingehen. Allora non abbiamo bisogno di andare. Das ist alles gut. E va tutto bene. Das heißt, Jesus hat diesen Punkt mit dem Schlafen so deutlich gemacht. Vuol dire che Gesù ha fatto molto chiarezza in questo punto con il sonno. Dass die Jünger wirklich gedacht haben, er hat nur geschlafen. Che davvero i discepoli hanno pensato, ok, Lazzaro sta dormendo. Aber Jesus, però Gesù, hat nicht vom Schlafen geredet. Non ha parlato del sonno normale. Er sagt, Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. C'è scritto, ma Gesù aveva parlato della morte di lui. Denn Jesus sagt selbst, perché lui stesso dice, Lazzaro è morto. Lazzaro ist gestorben. Das heißt, der Jesus, der den Schlüssel hat, vuol dire che proprio quel Gesù che aveva le chiavi, um zu verstehen, was nach dem Tod passiert, e che ci fa capire che cosa succede dopo la morte, sagt dieser Lazarus, der gestorben ist, dice questo Lazzaro che è morto, er schläft. Lui dorme. Und das ist das, was die Bibel im Alten und Neuen Testament immer wieder sagt. E quello che dice la Bibbia nell'Antico e nel Nuovo Testamento sempre continuamente. Wer tot ist? Chi è morto? Der schläft. Lui dorme. Natürlich schläft er nicht, wie wir schlafen. Naturalmente non vuol dire che sta dormendo come dormiamo noi. Aber er springt nicht durch die Gegend. Però non vuol dire che lui sta saltellando. Hat er denn ein Bewusstsein? Ha una coscienza? Diese Frage werden wir gleich beantworten. Questa domanda la risponderemo subito. Die Entschlafenen. Die coloro che dormono. Jesus, der Erste aus den Entschlafenen. Gesù è il primo che è risuscitato dai morti. Und in 1. Korinther 15, 51? In 1. Korinzi 15, 51. Heißt es, wir werden nicht alle entschlafen. C'è scritto, io vi dico un mistero, non tutti morremo. In Daniel 12, Vers 2? In Daniele 12, 2. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen. E molti di quelli che dormono nella polvere della terra. Nun. Si risveglieranno. Ora. Was bedeutet es zu schlafen? Che cosa vuol dire dormire? Das ist, was die Bibel sagt. Quello che dice la Bibbia. Ist du vor? Non sono i morti che lodano il Signore, né alcuno di quelli che scendono nella tomba. Ja, aber Moment mal. Okay, aspetta un attimo. Haben wir nicht immer gehört, die Toten gehen sofort in den Himmel? Non abbiamo ascoltato, non abbiamo sentito sempre la teoria che i morti vanno subito nel cielo? Und spielen auf den Harfen und loben Gott? E praticamente suonano l'arpa e lodano Dio? Aber Jesus sagt, oder im Psalm heißt es, ma nel Salmo c'è scritto, sie loben Gott nicht. Loro non lodano Dio. Warum? Perché? Wenn ich schlafe, se io dormo, kann ich auch nicht loben. Ma, contemporaneamente non posso lodare. Der Schlaf, il sonno, soll ausdrücken, deve esprimere, dass die Toten, che i morti, nichts tun. Non fanno nulla. Nun, ora, in einem anderen Text heißt es, in un altro testo c'è scritto, poiché nella morte non c'è memoria di te,
Chi ti celebrerà nel soggiorno dei morti? Und der wichtigste Vers von allen. Un altro versetto, il più importante di tutti. Es heißt, denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen. C'è scritto, infatti, i viventi sanno che moriranno. Ma i morti non sanno nulla. Aber die Toten wissen gar nichts. Nulla. Nulla, nichts. Gar nichts. Proprio niente. Nichts Böses. Niente di buono, di cattivo. Und nichts Gutes. E niente di buono. Erst einmal gar nichts. Quindi proprio niente. In Vers 10, nel versetto 10 macht es noch deutlicher. Lo spiega ancora, ancora più chiaramente. In das, es gibt kein Wirken mehr. Non c'è più lavoro. Kein Planen. Né pensiero. Keine Wissenschaft. Né scienza. Und keine Weisheit. E né saggezza. Und das ist das, was die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel sagt. E questo quello che dice dalla prima pagina fino all'ultima. Wenn wir sterben, quando noi moriamo, können wir danach nichts mehr planen. Dopo non possiamo più pianificare. Deswegen sagt die Bibel, alles, was wir tun sollen, per questo dice la Bibbia, tutto quello che noi dobbiamo fare, sollen wir jetzt tun. Lo dobbiamo fare adesso. Denn wenn wir tot sind, perché quando siamo morti, dann leiden wir nicht. Allora noi non sentiamo la sofferenza. Aber wir loben auch nicht. Però noi non lodiamo neanche nessuno. Wir sind in einem Zustand, wo wir nichts wissen. Noi siamo in uno stadio in cui non sappiamo nulla. Das bedeutet, questo significa, den Toten, che i morti, ist noch nicht einmal bewusst. Ai morti non è consapevole. Dass sie tot sind. Che sono morti. Viele Menschen haben Angst. Molte persone hanno paura. Dass sie sterben. Che loro di morire. Oder in der Hölle aufwachen. E poi vanno, si svegliano di nuovo nell'inferno. Und plötzlich denken, oh, ich werde ewig brennen. E improvvisamente pensano, oh mamma mia, io adesso brucerò per sempre. Aber. Però. Die Toten, i morti, wissen gar nicht, dass sie tot sind. Non sanno proprio di essere morti. Sie schlafen. Loro dormono. Frage. Domanda. Wenn man schläft. Quando uno dorme. Wacht man irgendwann auch wieder auf. Ci si risveglia? Bis dahin. Fino adesso. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir aufwachen. Fino al punto in cui noi ci risvegliamo. Ist es aus mit allen Plänen. Non ci sono più alcuni non c'è alcun piano. Und die Bibel macht es so deutlich, dass man es nicht missverstehen kann. E la Bibbia lo dice così chiaramente che nessuno non lo può capire. C'è scritto: non confidate nei principi né in alcun figlio d'uomo che non può salvare. Il suo fiato se ne va ed egli ritorna alla sua terra. In quel giorno periscono i suoi progetti. Die Bibel sagt, la Bibbia dice, wenn wir David finden wollen, se noi vogliamo trovare Davide, können wir nach Jerusalem fahren. Possiamo andare a Gerusalemme. Und wenn wir Glück haben, se siamo fortunati, finden wir das Grab von David. Troviamo forse la tomba di Davide. Vermutlich ist nicht viel drin. E forse non ce n'è più, non c'è più niente lì dentro. Nach 3000 Jahren dürften die Knochen alle aufgefressen sein. Dopo 3000 anni sicuramente le ossa sono sparite. Aber eins ist ganz sicher. Però una cosa è molto sicura. Im nächsten Vers heißt es, nel prossimo versetto c'è scritto: fratelli, si può ben dire liberamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora al giorno d'oggi tra di noi. Davide infatti non è salito in cielo, neppure egli stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore, siede alla mia destra. David ist nicht in den Himmel aufgefahren. Davide infatti non è salito in cielo. Er blieb in seinem Grab. La Bibbia. Er blieb in seinem Grab. Lui è rimasto nella sua tomba. Und hat gar nichts mitbekommen. E non ha saputo più niente. David ist nicht in den Himmel aufgefahren. Davide non è andato in cielo. Das heißt, questo vuol dire, die Toten, che i morti, fahren nicht gleich in den Himmel auf. Non vanno subito nel cielo. Denn wir haben ja gesehen, perché abbiamo visto, es gibt diese Seele nicht, die man hat. Che non esiste quest'anima che uno ha. Die kann ja nicht in den Himmel auffahren. Che va nel cielo. Das Einzige, was in den Himmel geht, ist der Geist. L'unica cosa che va in cielo è lo spirito. Und der Geist ist? E lo spirito è? Das, was man in der Nase hat. Il respiro, quello che uno ha nel naso. Das ist, was die Bibel sagt. Questo è quello che dice la Bibbia. In Hiob 14. In Giobbe 14. Da steht, der Mann aber stirbt und ist dahin. L'uomo invece muore e rimane atterrato. Quando egli esala l'ultimo respiro, dov'è mai? Possono venir meno le acque del mare, il fiume prosciugarsi e seccare. Ok, der nächste Vers. Il prossimo versetto. Bist du vor?
Dice, così l'uomo giace, non risorge più, finché non vi siano più cieli. Egli non si risveglierà, né sarà più destato dal suo sonno. Achten wir darauf, dobbiamo stare attenti, wie die Bibel sagt, bis die Himmel nicht mehr sind. La Bibbia dice, finché non vi siano più i cieli, werden sie nicht aufgeweckt. Non saranno più risvegliati. Aber die Bibel sagt auch, però la Bibbia dice anche, und morgen werden wir ein ganzes Thema darüber haben, e domani avremo un tema, tutto il tempo parleremo di questo, wo der Tag kommt, dove, quando arriva il giorno, wo der Himmel zerstört wird, in cui i cieli scompariranno, wo der Himmel sich auftun wird, dove praticamente si apriranno i cieli, und Jesus wiederkommen wird in den Wolken des Himmels, e Gesù tornerà nelle nuvole del cielo. Bis zu diesem Zeitpunkt, fino a questo punto, werden die Toten nicht aufgeweckt, i morti non si risveglieranno. Und dann sagt er, e poi dice, oh, volessi tu nascondermi nel soggiorno dei morti, tenermi occulto finché l'ira tua sia passata, fissami un termine e poi ricordati di me. Hiob verstand, dass Gott einen Termin gesetzt hat. Gesù ha, Job ha capito che Gesù ha fissato un termine. Und wenn dieser Termin kommt, e quando arriva questo termine, das Ende der Welt, la fine del mondo, dann wird Gott an die Toten denken. Allora Gesù penserà ai morti. Bis dahin haben sie geschlafen. E fino allora loro hanno dormito. Als Jesus, quando Gesù, Lazarus dann endlich besucht. È andato da Lazzaro. War Lazarus schon mehrere Tage lang tot? Lazzaro era già morto da diversi giorni. Es war der vierte Tag. Era il quarto giorno dopo la sua morte. Und als Jesus das Grab aufmachen lassen wollte, e proprio quando Gesù ha comandato di aprire la tomba, haben die Verwandten von Lazarus gesagt, i parenti di Lazzaro hanno detto, tu das nicht. Per favore non lo fare. Denn wenn du das Grab aufmachst, perché se tu apri la tomba, von einem Mann, der schon mehrere Tage lang dort tot drin liegt, dato che lì c'è un uomo che già da molti giorni è sepolto, das wird stinken. Sicuramente puzzerà. Aber Jesus wollte keinen stinkenden Lazarus herausholen. Però Gesù non voleva far uscire dalla tomba un uomo puzzolente. Jesus sagt, Gesù dice, komm heraus, Lazarus. Esci fuori, Lazzaro. Und zu dem Erstaunen aller Anwesenden. E proprio con grande meraviglia di tutti presenti. Kam Lazarus. Uscì Lazzaro. Nicht vom Himmel. Non dal cielo. Herunter. Fuori giù. Sondern aus dem Grab. Ma dalla tomba. Stellen wir uns mal vor. Immaginiamoci. Nur mal hypothetisch. Soltanto ipoteticamente. Dass Lazarus in den Himmel gegangen wäre. Che Lazzaro fosse andato in cielo. Und er wäre durch den Himmel marschiert. E che lì lui avrebbe camminato nel cielo. Und hätte sich gefreut, dass er endlich im Paradies ist. E sarebbe stato così felice, si sarebbe rallegrato di essere finalmente in paradiso. Und plötzlich hört er die Stimme von Jesus. E improvvisamente sente la voce di Gesù. Komm wieder runter. Torna di nuovo giù. Wieder runter. Di nuovo giù. Warum denn? Ma perché? Das wäre keine Freude gewesen, oder? Non sarebbe stata nessuna gioia, giusto? Aber so ist es eben nicht passiert. Però non è successo questo. Denn Lazarus ist nie in den Himmel aufgefahren. Perché Lazzaro non è mai andato in cielo. Lazarus hat drei Tage lang geschlafen. Tre giorni ha dormito Lazzaro. Und Jesus hat ihn auferweckt. E Gesù lo ha risvegliato. Und er kam aus dem Grab. E lui uscì dalla tomba. Und auf die gleiche Art und Weise. E proprio nella stessa maniera. Weil es für Gott egal ist, ob wir drei Tage im Grab liegen. Perché per Gesù, per Dio, è uguale se noi siamo nella tomba per tre giorni. Oder 3000 Jahre wie David. Oppure 3000 anni come Davide. Wenn Jesus sagt, steh auf. Se Gesù dice, alzati. Dann werden wir auferstehen. Allora noi risorgeremo. Die Bibel sagt, la Bibbia dice, dass dann, wenn Jesus wiederkommt, che quando Gesù tornerà, er all die Auferstandenen zusammensammeln wird. Lui raccoglierà, riunirà tutti gli eletti. Und morgen Abend werden wir noch viel mehr davon hören. E domani ascolteremo ancora di più se guarda questo tema. Aber eine Frage habe ich dann doch. Per una domanda ho ancora una domanda. Dieses Wort Seele. Questa parola anima. Viele von uns kämpfen vielleicht gerade mit dem Gedanken, wie wir haben keine Seele. Molte persone forse adesso stanno combattendo con questo pensiero, come non abbiamo un'anima. Ich habe mein Leben lang gehört, wir haben eine unsterbliche Seele. Io per tutta la vita ho pensato noi abbiamo un'anima immortale. Was soll ich jetzt glauben? Che cosa devo credere adesso? Was glauben wir? Wie oft kommt das Wort Seele in der Bibel vor? Che cosa credete?
Quante volte viene fuori nella Bibbia c'è scritta la parola anima? Schätzungsweise, wie viel mal? Potete fare una proposta, secondo voi quante volte si trova questa parola? Schätzen. Chi vuole fare una proposta? 183 mal. Das ist eine gute Schätzung. Questa è una buona proposta. Ein bisschen zu klein. È un pochino troppo poco. Bietet jemand mehr? Dovete proporre di più. Chi offre di più? Wie oft? 600. Oh, das ist schon besser. Questo è già meglio. Ein bisschen zu klein noch. È ancora un po' poco. Noch ein bisschen mehr. Un po' di più. 1000. Schon sehr gut. 1000, già buono. Aber das Wort Seele. Però la parola anima. Kommt 1600 Mal vor. Viene 1600 volte. Also ungefähr 1600 Mal. Si trova circa 1600 volte nella Bibbia. Ungefähr 1600 Mal. Circa 1600 volte. Zweite Frage. Seconda domanda. Wie oft kommt vermutlich der Begriff unsterbliche Seele vor? Quanto spesso secondo voi viene fuori la parola nella Bibbia anima immortale? Wie oft kommt der Begriff unsterbliche Seele vor? Quante volte viene fuori nella Bibbia, c'è scritto nella Bibbia questo, queste due parole, anima immortale insieme? Quante volte troviamo anima immortale nella Bibbia? Von all den 1600 Mal, wo das Wort Seele vorkommt? Noi abbiamo 1600 volte dove appare la parola anima. Wie oft steht dort unsterbliche Seele? Di queste 1600 volte, quante volte troviamo vicino a anima la parola immortale, anima immortale? Die Antwort ist? La risposta è? Null. Zero. Zero. Mai. Nada. Niente. Niente. Nada. Gar nichts. Proprio zero. Wenn jemand, se qualcuno, das meine ich sehr ernst, e io lo dico seriamente, mir eine Bibelstelle zeigt, wo das Wort unsterbliche Seele vorkommt, mi dice, mi mostra un versetto biblico dove c'è scritto anima immortale, ich verspreche ihm, so wahr ich hier stehe, io prometto, così come è vero che io sono qui, 1000 Euro. Giro, sì, gli do 1000 Euro. Und das meine ich ernst. E io lo dico veramente. 1000 Euro für den, der eine Bibelstelle findet, wo steht unsterbliche Seele. Io vi do 1000 Euro se ognuno di, se uno di voi mi trovasse nella Bibbia il posto dove è scritto un'anima immortale. Woher kommt die Idee, dass wir in uns selbst eine Unsterblichkeit haben? Da dove viene l'idea che noi abbiamo l'anima immortale? Satan hatte gesagt. Satana ha detto. Ihr werdet nicht sterben. Voi non morrete affatto. Wow. Wow. Wir haben gelernt, es gibt nicht ein einzige Stelle in der Bibel, wo unsterbliche Seele steht. Noi abbiamo imparato che non c'è neanche un posto nella Bibbia dove c'è scritto anima immortale. Aber però, die Bibel sagt, la Bibbia dice, in Vers 18, nel versetto 18, in Kapitel 18, nel capitolo 18, il versetto 4, die Seele, die sündigt, die soll sterben. L'anima che pecca sarà quella che morirà. Unglaublich. Incredibile. Die Bibel sagt, es gibt eine sterbliche Seele. La Bibbia dice c'è un'anima mortale. Und das ist ja in völliger Harmonie mit dem, was wir vorgesehen haben. E questo è quello, è in armonia completa con quello che abbiamo visto fino adesso. Denn die Seele ist ja die Verbindung von Körper und Geist. Perché l'anima è il collegamento, l'insieme di corpo e spirito. Deswegen ist die Seele sterblich. Per questo l'anima è mortale. Und das ist sehr, sehr wichtig. E questo è molto importante. Ich suche das irgendwie mit dieser Version. VR. Ja. Okay. Hier ist etwas Interessantes. Questo è molto interessante. Römer 6 sagt. Il versetto 6. Denn der Lohn der Sünde. Perché il salario del peccato. Ist das ewige Leben im Feuer. È la vita per sempre nel fuoco. È scritto così. Steht das dort? È scritto così. Che il salario del peccato è la vita continua nel fuoco? Steht dort der Lohn der Sünde ist ewiges Leben im Feuer? C'è scritto il salario del peccato è il fuoco per sempre. Nein, dort steht no. Der Lohn der Sünde ist der Tod. C'è scritto il salario del peccato è la morte. Aber das Geschenk Gottes ist ewiges Leben in Cristo Jesus. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Johannes 3 Vers 16 sagt. Giovanni 3 versetto 16 dice. Sagt denn also hat Gott die Welt geliebt, che Dio ha così tanto amato il mondo, dass es einen eingeborenen Sohn gab, che ha dato il suo unigenito figlio, auf das alle, die an ihn glauben, affinché chiunque crede in lui, ewiges Leben bekommen, possano ricevere la vita eterna, und nicht verloren gehen,
e non essere perduti. Das heißt, wir können uns entscheiden zwischen ewigem Leben. Questo vuol dire che noi ci possiamo decidere tra la vita eterna oder verloren gehen. Oppure essere persi, perduti per sempre. Die Entscheidung ist nicht ewiges Leben im Himmel oder ewiges Leben in der Hölle. La decisione non è vita per sempre nel cielo o vita per sempre nell'inferno. Denn es gibt nur einen einzigen, der in sich selbst Unsterblichkeit hat. Perché c'è soltanto uno unico che in se stesso ha l'immortalità. Signore Gesù Cristo. Der Herr Jesus Christus. Il solo che possiede l'immortalità. Der allein Unsterblichkeit hat. Die Bibel ist so deutlich. La Bibbia è così chiara. Und dann heißt es, e poi c'è scritto, dass wir die Unvergänglichkeit erstreben sollen. Che noi dobbiamo cercare la immortalità. Wenn ich etwas erstrebe, habe ich es dann schon? Se io cerco qualche cosa, vuol dire che ce l'ho già. Wenn ich sage, ich strebe danach, ein Haus zu besitzen, se io dico, io cerco, io non vedo l'ora di ottenere, di avere una casa, di comprarmi una casa, dann habe ich es noch nicht. Vuol dire che non ce l'ho ancora. Wenn ich etwas erstrebe, dann wird es irgendwann später kommen. Se io cerco qualche cosa vuol dire che verrà prima o poi. Wann wird das sein? Quando? Wenn Jesus wiederkommt. Quando Gesù ritornerà. Denn dann werden die Toten auferweckt werden unverweslich. Perché è allora che i morti risusciteranno incorruttibili. Und dann wird das verwesliche Unverweslichkeit anziehen und das Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e che questo mortale rivesta l'immortalità. Dann werden die Leute sagen, e poi diranno le persone, die auferstanden sind, quelle che saranno resuscitate, bevor wir das lesen, prima che noi lo leggiamo, folgender Gedanke. Okay, un pensiero vi voglio dire. Stellen wir uns vor, immaginiamoci, ich bin in meiner letzten Minute vor dem Tod. Io sono proprio nell'ultimo minuto della mia vita, prima della morte. Und ich weiß, e io so, gleich werde ich sterben. Sto per morire. Und ich sterbe. E muoio. Was passiert ab diesem Zeitpunkt? Che cosa succede proprio in questo momento? Mit meinem Denken. Con il mio pensiero. Nichts. Niente. Denn ich schlafe ja. Perché io dormo. Ich schließe meine Augen. Io chiudo gli occhi. Wer von uns? Chi di noi? Hat schon mal in einen richtigen Tiefschlaf gehabt, wo er nichts geträumt hat? Ha avuto così un sonno profondo che non ha sognato. Wo man einschläft? Quando uno si addormenta. Man macht die Augen wieder auf. Poi si risveglia. Und wundert sich. E si sorprende del fatto che. 8 Stunden sind vorbei. Sono già passate 8 ore. Schon mal erlebt? Avete già provato una cosa del genere? Chi di voi? Und der Tod. E la morte. Ist genau so etwas. È proprio qualcosa del genere. Ich mache meine Augen auf. Io. Augen zu. Chiudo gli occhi. Ich mache meine Augen auf. Poi li riapro. Und je nachdem, wann ich gestorben bin, e a seconda di quando io sono morta, sind vielleicht 100 Jahre vergangen, forse sono passati 100 anni, centinaia di anni, oder 5000 Jahre, oppure 5000 anni, ich habe gar nichts mitbekommen. Io non me ne sono accorti quanti. Können wir sehen, dass wenn wir der Bibel folgen, possiamo vedere che se seguiamo la Bibbia, der Tod seinen Schrecken verliert. A seconda di quello che lui dice, che dice la Bibbia, la morte non è più così spaventosa. Wenn ich an Jesus glaube, se io credo a Gesù, und ich schließe meine Augen, e io chiudo i miei occhi, und ich mache sie wieder auf, e io poi mi risveglio. Das nächste, was ich sagen werde, ist, la prima cosa che io verrò appena li riaprirò, das war schon der ganze Tod? Sarà, è tutto questo, dirò, è tutto questo, la morte è tutto qui? Das war alles? È tutto qui? Die Leute werden sagen, der Tod ist verschlungen in den Sieg. La Bibbia, le persone diranno, la morte è stata sommersa nella vittoria. Davor hatten die Leute Angst? Per questo avevano paura le persone? Wir werden Jesus sehen. Noi vedremo Gesù. Deswegen, wenn wir Jesus im Herzen haben, per questo noi, se abbiamo Gesù nel cuore, brauchen wir keine Angst haben vor dem Tod. Non dobbiamo avere alcuna paura della morte. Es ist nur ein Schlaf. È soltanto un sonno. Aber vor etwas sollten wir uns fürchten. Ma di qualche cosa ci dobbiamo davvero spaventare. Vor dem Irrtum. Della, vor der Irrlehre. Dell'insegnamento sbagliato. Denn es gibt einen Feind. Perché c'è un nemico. Der uns verführen möchte. Che ci vuole portare sulla strada sbagliata. Und der dämonische Geister aussendet. E che manda i demoni, gli spiriti dei demoni. Um die Welt zu versammeln zum großen Tag Gottes. Per poter portare tutta la gente, radunarli nel giorno del Dio. Satan hat diese Theorie erfunden. E Satana che ha creato questa teoria. Dass der Tod. Che la morte. Entweder schrecklich ist.
o è molto spaventosa, oder dass wir etwas überhaupt erleben, oppure che noi viviamo in questa, proviamo qualche cosa in questa morte. Und weil das so viele Menschen glauben, e perché molte persone, poiché molte persone pensano questo, kann er sie täuschen. Allora le può ingannare. Die Bibel sagt, la Bibbia dice, dass Satan sich sogar verkleiden kann, che Satana addirittura si può nascondere e mascherare. Er täuscht etwas vor, was er gar nicht ist. Lui dice di essere qualcosa che in realtà non è proprio. Und wenn Satan sich sogar in einen Engel des Lichts verkleiden kann, vortäuschen kann, se addirittura lui si può vestire da angelo di luce, kann er auch vortäuschen, meine verstorbene Oma zu sein. Sicuramente si può anche venire fuori e travestire nella mia nonna che è morta. Kann er vortäuschen, mein verstorbener Ehemann zu sein? Lui si può anche travestire, può sembrare mio marito che è morto. Und wenn ich glaube, dass die Toten irgendwie weiterleben, e se io credo che in una qualche maniera i morti continuano, dann a werde ich, vivere, dann werde ich seiner Verführung aufsitzen. Allora sicuramente continuo a vivere nell'errore che Satana ha messo nella mia mente. Es gibt eine Geschichte. C'è una storia. Von einer Frau. Di una donna. Deren Mann im Krieg gestorben ist. Che, di cui l'uomo è morto nella guerra. Das war die Nachricht, die sie bekommen hatte. E questa è la notizia che, che lei ha ricevuto. Das ist eine wahre Geschichte. Questa è una storia vera. Sie hat jahrelang auf ihn gewartet. Lui, lei ha aspettato anni e anni. Schlussendlich. Suo marito. Schlussendlich. E alla fine. Bekam sie diese Notiz, ihr Mann ist verschollen, er muss gestorben sein. Riceve questa notizia, il tuo marito non lo troviamo più, sicuramente è morto. Sie war so tot unglücklich. E lui era così mortalmente triste. Und aus irgendeinem Grund? E lei per un motivo l'altro? Hat sie davon gehört, dass es dort Menschen gibt, die mit den Toten Kontakt haben? Ha sentito che ci sono delle persone che hanno contatto con i morti. Wo man dorthin gehen kann und die Toten befragen kann. Dove si può andare lì e si possono fare delle domande ai morti. Und in heutigen Zeit nimmt das immer mehr zu. E nei giorni d'oggi questa pratica sta sempre più prendendo piede. Und sie kannte die biblische Wahrheit nicht. E lei non conosceva la Bibbia. Und sie hat gedacht, ich probier's mal aus. E quindi ha detto andiamo. Frage. Domanda. Konnte man mit ihrem Ehemann Kontakt aufnehmen? Poteva veramente prendere contatto con suo marito? Wenn er tot ist, nein. No, se lui è morto. Aber als sie dort in diesem Saal war, però quando è andata in questa sala, da hörte sie die Stimme von ihrem Ehemann. Allora ha sentito la voce di suo marito. Sie sah ihn vor sich. Lui l'ha visto proprio. Und er hat sogar von Dingen gesprochen, die nur sie und er wussten. E addirittura lui ha parlato di cose che soltanto loro due conoscevano. Und er hat ihr erzählt, wie er im Himmel lebt und so weiter. E gli ha raccontato di come lui vive in cielo, eccetera. Aber dann. Però poi. Einige Monate später. Alcuni un po' di tempo dopo. Seine wahre Geschichte. È una storia vera. Passiert etwas Erstaunliches. Succede qualcosa di straordinario. Es klopft an der Tür. Qualcuno bussa alla porta. Sie macht auf. Lei apre. Und ihr wahrer Ehemann steht vor der Tür. Ed era suo marito. Er war nie gestorben. Lui non era mai morto. Er war zwar verschollen. Lui, okay, non si trovava. Aber er hat einfach so lange gebraucht, wieder nach Hause zu kommen. Però semplicemente ha avuto bisogno di tanto tempo per vari motivi per ritornare a casa. Und sie hat sich gefragt. E quindi lei si è chiesta. Mit wem habe ich dort gesprochen? Con chi ho parlato finora? Der so aussah wie mein Ehemann. Che sembrava proprio mio marito. Der so gesprochen hat wie mein Ehemann. Che ha parlato come mio marito. Der Satan. Satana. Täuscht uns. Ci inganna. Und deswegen müssen wir wissen, was die Bibel sagt. Per questo noi dobbiamo sapere che cosa dice la Bibbia. Und diese Dinge cosa, sind sehr gefährlich. Queste cose sono molto pericolose. Die Bibel warnt davor. La Bibbia ci avvisa su questo punto. Denn wir sprechen nicht mit unseren verstorbenen Verwandten. Die wissen nichts. Perché noi non parliamo con i nostri parenti. Loro non sanno proprio niente. Und wenn wir immer wüssten, mit wem da gesprochen wird, wollten wir es gar nicht erst tun. E se noi sapessimo davvero con chi parliamo, sicuramente non avremmo alcuna voglia di farlo. Gegen Ende unseres Vortrages. Alla fine di questa conferenza. Wollen wir noch eine umstrittene Bibelstelle klären. Vogliamo ancora spiegare un passo biblico che viene molto discusso. Als Jesus am Kreuz hängt. Quando Gesù era appeso alla croce, da gab es zwei andere, die mit ihm gekreuzigt wurden. Ci sono stati, c'erano altre due persone che con lui sono state crocifisse. Zwei Kriminelle. Ed erano due criminali. Und einer von den beiden sagt. E uno dei due
sua disse: Jesus, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Und Jesus e Gesù sieht ihm in die Augen. Lo guarda negli occhi. Und er sieht dieser Mensch, der alles verkehrt gemacht hat im Leben. E vede quest'uomo che ha fatto tutto sbagliato nella sua vita. Der nur noch wenige Stunden vor dem Tod ist. Che soltanto è soltanto a poche ore dalla sua vita, dalla sua morte. Er hat sich wirklich bekehrt. E veramente si è convertito. Und egal wann wir uns bekehren. E non importa quando noi ci convertiamo. Jesus kann uns retten. Gesù ci può salvare. Aber wir sollen niemals die Entscheidung aufschieben. Però non dobbiamo mai rimandare la decisione. Und dann sagt Jesus diesen Satz. E poi Gesù dice questa frase. Und so steht er in unserer Bibel. E qui c'è scritto nella nostra Bibbia. Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Ja, dann waren sie doch im Paradies zusammen, oder? Allora quindi sono andati subito nel paradiso insieme, giusto? Jesus sagt auch, heute bist du mit mir im Paradies. Gesù dice, allora oggi tu sarai con me in paradiso. Nun, interessanterweise. Okay, è interessante vedere che. So sieht der Vers im Original aus. È questo il versetto in originale. Wer kann Altgriechisch? Chi ha studiato il greco? Meine Übersetzerin kann das. Io l'ho studiato. Und sie wird uns jetzt vorlesen. E quindi lo cerchiamo di leggere. Kai epen aito amen soi lego. Femoron met emoi ese ento paradiseo. Interessant, oder? Interessante, giusto? Nun. Allora. Das Griechische hat eigentlich im Original keine große und Kleinschreibung. Nel greco originale c'era soltanto le lettere grandi. Und keine Punkte und Komma, können wir das sehen? E inoltre non c'era la punteggiatura, né virgola, né punto, due punti, niente. Um die Komma zu setzen, muss man den Sinn verstehen. E quindi per poter mettere poi la punteggiatura bisognava capire la frase. Wir wollen jetzt einige griechische Worte lernen. Ora noi vogliamo imparare alcune parole in Zuerst greco. Amen. La prima cosa è amen. Sagen wir gemeinsam amen. Leggiamolo insieme. Amen. 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 Es heißt wahrlich. E questo vuol dire in realtà, in verità. Amen heißt wahrlich. Amen vuol dire in verità. Das nächste Wort ist soi. E la prossima è soi. Es heißt dir. A te. Das nächste Wort ist lego. E poi lego. Sage ich. Io ti dico. Wahrlich. In realtà, in verità. Dir. A te. Sage ich. Dico. Semeron. Semeron. Heute. Oggi. Met. Met. Mit. Con. Emoi. Emoi. Mir. Con me. Also nochmal. Quindi ancora. Wahrlich. A me. Amen. Veramente, in realtà, in verità. Dir. A te. Sage ich. Dico. Heute. Oggi. Mit. Con. Mir. Me. Wirst du sein im Paradies und so weiter. Sarai con me in paradiso, eccetera. Wo müssen wir das Komma setzen? Dove dobbiamo mettere la virgola? Wenn wir das Komma da setzen? Se noi mettiamo la virgola qui? Heißt es? C'è scritto? Wahrlich? In verità? Dir sage? A te? Ich dir? Dico? Dir sage ich? A te dico? Heute mit mir wirst du im Paradies sein. Oggi con me sarai in paradiso. Wenn ich aber dieses Komma Però io se questa virgola dahin setze, la metto lì, dann heißt der Satz, allora la frase diventa, wahrlich, in verità, dir, a te, sage ich, dico, heute, oggi, virgola. Mit mir wirst du im Paradies sein. Con me tu sarai in paradiso. Also was hat Jesus jetzt gesagt? Allora adesso Gesù, che cosa ha detto in realtà? Hat er gesagt, ich sage dir, ha detto io ti dico, heute bist du mit mir im Paradies. Oggi sarai con me nel paradiso. Oder hat er gesagt, ich sage dir heute? Oder hat er detto, io ti dico oggi. Du wirst mit mir im Paradies sein. Tu sarai con me in paradiso. Beide Varianten wären möglich. Tutte le due varianti sono tutte e due possibili. Wie sollen wir uns entscheiden? E come possiamo noi deciderci su quale è quella giusta? Wir brauchen uns nicht zu entscheiden. Noi non abbiamo bisogno neanche di decidere. Denn die Bibel sagt uns. Perché la Bibbia ci dice. Als Jesus auferstanden ist. Quando Gesù è resuscitato. Wann ist er auferstanden? Quando è resuscitato? Am Sonntag, oder? La domenica, giusto? Drei Tage nach der Kreuzigung. Tre giorni dopo la crocifissione. Dort steht. E lì c'è scritto. Am Sonntag. Di domenica. Fass mich nicht an. Non mi toccate. Denn ich bin. Perché? Non nicht aufgefahren zum Vater. Non sono ancora salito al Padre. Also am Sonntag sagt Jesus. Quindi la domenica Gesù dice. Ich war noch nicht beim Vater. Io non sono ancora andato al Padre. War er also beim Freitag im Paradies? Quindi vuol dire che è stato venerdì in paradiso? Nein. No? Er hat gesagt, ich wahrlich, ich sage dir heute. L'ha detto, io in verità ti dico oggi.
Du wirst mit mir im Paradies sein. Tu sarai con me in paradiso. Wenn ich wiederkomme, um dich aufzuwecken. Quando io ritornerò e ti resusciterò. Jesus hat ungeheure Kraft. Gesù ha un potere incredibile di riprendere la vita. Es gibt einige Menschen in der Bibel, die auferstanden sind. Ci sono alcune persone nella Bibbia che sono risorte. Aber Jesus ist besonders. Però Gesù è particolare. Er sagt, lui dice, ich habe die Macht, das Leben aufzugeben. Ho il potere di deporla, di deporre la vita. Und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. E ho il potere di riprenderla. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater bekommen. Questo ordine ho ricevuto dal Padre mio. Wissen wir, was das bedeutet? Capiamo che cosa significa questo. Jesus sagt, ich habe mein Leben niedergelegt. Gesù dice, sono io che ho dato deposto la mia vita. Und ich. E io. Obwohl ich tot bin. Nonostante sia già morto. Habe die Kraft. Ho la forza. Mich selbst aufzuwecken. Di risvegliarmi, risorgere. Aber ich warte darauf. Però io aspetto. Dass mein Vater mich ruft. Che mio padre mi chiama. Aber Jesus selbst. Però Gesù stesso. Hat den Tod besiegt. Ha sconfitto la morte. Und wenn Jesus sich selbst auferwecken konnte, e se Gesù stesso si poteva resuscitare, durch das Gebot des Vaters, grazie all'ordine del Padre, dann hat er auch die Kraft, dich aufzuwecken. Allora ha anche la forza di risvegliare, di resuscitare te. Er hat den Schlüssel in der Hand. Lui ha la chiave nelle mani. Er sagt, lui dice, io sono la risurrezione e la vita. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn du mir vertraust, se tu credi in me, wirst du leben, auch wenn du stirbst. Anche se morirai, vivrai. Selbst wenn du stirbst, anche quando tu muori, wirst du leben durch die Auferstehung am Ende der Zeit. Tu alla fine vivrai, grazie alla resurrezione alla fine del mondo. Und von dem Zwischenabschnitt, e per il tempo che passa in mezzo, kriegst du gar nichts mit. Tu non saprai proprio niente. Denn die Toten wissen nichts. Perché i morti non sanno nulla. Und mit Paulus wollen wir schließen. E con Paolo, le parole di Paolo vogliamo chiudere questa sera. Kurz bevor er tot war. Poco prima che lui morisse. Hat er diesen letzten Brief geschrieben an Timotheus. Ha scritto quest'ultima lettera a Timoteo. Und er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. E dice, io ho combattuto il buon combattimento. Den Lauf vollendet. Ho finito la corsa. Den Glauben bewahrt. Ho conservato la fede. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Ormai mi è riservata la corona di giustizia. Die mir der Herr, der gerechte Richter, wann geben wird? Che il Signore, il giusto giudice, quando mi assegnerà? Heute? Oggi? Wenn ich sterbe? Adesso che quando muoio? Nein. No. An jenem Tag. Quel giorno. Und zwar nicht nur mir allein. E non soltanto me. Sondern allen. Ma anche a tutti. Die seine Erscheinung, seine Wiederkunft lieb haben. Coloro che hanno amato la sua apparizione, quindi il suo ritorno. Und im Glauben an die Auferstehung gestorben sind. E che sono morti credendo nella resurrezione. Wenn Jesus wiederkommt. Quando Gesù tornerà. Letzter Vers heute Abend. L'ultimo versetto di oggi. Dann kommt er. Allora lui viene. Um uns den Lohn zu geben. Per darci il premio. Wir kriegen den Lohn nicht vorher. Noi non riceviamo il premio. Nicht gleich, wenn wir sterben. Non subito, appena moriamo. Aber wenn Jesus wiederkommt. Ma quando Gesù ritorna. Und Jesus kommt bald wieder. E Gesù sta per tornare. Und wenn Sie wissen wollen, was das genau bedeutet. E voi, se voi volete sapere che cosa significa questo in realtà. Was wird das für ein Ereignis sein, wenn die Toten auferstehen werden? Che cosa, was für ein? Was wird das für ein Ereignis sein, wenn die Toten auferstehen werden? Che evento è quando i morti risusciteranno. Dann kommen Sie morgen. Allora dovete venire domani. Morgen Abend werden wir dieses Thema besprechen. Domani sera parleremo proprio di questo. Was ist die Wiederkunft Jesu? Che cos'è il ritorno di Gesù? Was wird dort passieren? Che cosa succederà? Und wie kann ich mich darauf vorbereiten? E come mi posso preparare per questo? Ich hoffe heute Abend. Io spero che stasera. Haben wir die Furcht vor dem Tod verloren? Abbiamo perso la paura. Wenn wir die Augen zumachen. Quando noi chiudiamo gli occhi. Werden wir nicht im Feuersee aufwachen. Noi non ci risveglieremo nell'inferno, nel fuoco dell'inferno. Auch müssen unsere Verwandten keine Unsummen ausgeben, um uns in den Himmel zu bringen. E inoltre non possiamo fare niente, non dobbiamo fare niente per far andare i nostri parenti nel cielo. Wir sind nicht im Nirvana. Noi non siamo nel im Nirvana. Nirvana. Ja. Okay, nel vano.
Wir wachen auch nicht als Kuh oder als Elefant auf. Noi non ci risveglieremo come una mucca o come un elefante. Sondern wenn wir die Augen zumachen. Ma quando noi chiudiamo gli occhi. Und im nächsten Moment die Augen aufmachen. E la prima cosa quando noi riapriremo gli occhi. Dann werden wir Jesus sehen. Allora la cosa che vedremo è Gesù. In den Wolken des Himmels. Che viene nelle nuvole del sulle nuvole del cielo. Und wir werden ausrufen. E noi chiameremo, grideremo. Tod, wo ist dein Stachel? Morte, dov'è la tua forza? Christus hat den Tod besiegt. Gesù ha sconfitto la morte. Wir wollen jetzt ein Lied hören. Ora vogliamo ascoltare una canzone. Ein Lied nicht auf Italienisch. Una canzone non in italiano. Obwohl meine Frau Italienisch singen kann. Nonostante sua moglie sa cantare. Aber der mit ihr singen wird, kann nicht Italienisch singen. Però colui che canterà insieme a lei non sa cantare in italiano. Aber der Text des Liedes però il testo della canzone wird vorher auf Italienisch vorgelesen werden. Verrà adesso letto in italiano. Es geht um die Auferstehung. Si parla della resurrezione. Und während wir über dieses Lied hören, e mentre noi ascoltiamo questa canzone, lasst uns doch einmal darüber nachdenken, was wir heute Abend gelernt haben. Pensate ancora una volta a tutto quello che abbiamo imparato questa sera. Und wie dankbar wir Gott sein können. E quanto può essere bello ed è buono Gesù. Dass er uns sagt, was nach dem Tod passiert. Tanto che ci dice che cosa succede dopo la morte. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Lieber Vater im Himmel, caro Padre del Cielo, wir möchten dir danken, noi ti vogliamo ringraziare, dass du den Schlüssel hast, perché tu hai le chiavi, zum Tod, la chiave della morte, und dass du den Tod besiegt hast, Herr Jesus, e perché tu hai sconfitto la morte, Signore Gesù. Und auch wenn manches heute überraschend war für uns, e che se anche qualcuno di noi oggi è stato sorpreso, und wir es kaum glauben können, e quasi non ci poteva credere, so macht es uns doch froh und dankbar. Nonostante questo, noi siamo contenti e ti ringraziamo. Dass wir den Tod nicht fürchten brauchen. Perché noi non abbiamo bisogno di avere paura della morte. Wir müssen den Satan fürchten und seine Verführung.
Noi dobbiamo avere paura soltanto di Satana e del suo errore da quando lui ci allontana da te. Durch seine Irrlehren, die er verbreitet. Perché lui dà degli insegnamenti sbagliati che diffonde. Aber wenn wir dein Wort studieren, però quando noi studiamo la tua parola, erkennen wir, was dein Wort, die Bibel, wirklich sagt. Noi riconosciamo che cosa la tua parola, la Bibbia davvero dice. Und die Wahrheit macht uns frei. E la verità ci fa liberi. Dankeschön. Grazie. Dankeschön, Jesus, dass du uns liebst. Grazie, Gesù, perché tu ci ami. Und wenn wir morgen das Thema der Wiederkunft studieren, e quando noi domani studieremo il tema del ritorno di Gesù, bitte schenk uns diese große Vorfreude darauf. Per favore, dacci questa gioia. Bitte führe uns jetzt gesund nach Hause. Ti prego, adesso guidaci a casa in salute. Und vor allem morgen wieder gesund hier zusammen. E soprattutto domani, fa che possiamo tornare qui in salute. Im Namen Jesu. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.